prima cosa andiamo sul sito di Antergos, che io vi lascerò in descrizione, e scarichiamo Antergos, appunto. Ora scendiamo e eccoci qui. Quando siamo qui, Latest Install Media, ci troviamo di fronte a due scelte, la Antergos Light ISO e la Antergos Minimal ISO. Praticamente l'Antergos Light ISO cos'ha rispetto a questo? Ha anche un desktop environment che è GNOME. Ora, la differenza qual è? Niente, questo qua è solo l'installer e vediamo anche la differenza di peso. Che ora qua non c'è scritta, comunque questo qua pesa sui 900 MB, invece questo qua sul giga è qualcosa, non ricordo precisamente. Secondo me non ha senso scaricare questa qui anche con il desktop environment perché scarichiamo peso in più. Secondo me ha più senso scaricare questa. Quindi appunto clicchiamo su Download ISO e ora io non la scaricherò perché l'ho già scaricata. Ok, una volta scaricata arriva la parte più divertente, che è quella della macchina virtuale. Ora io farò la macchina virtuale perché chiaramente non lo installo in un sistema, tra l'altro qui ce l'ho già perché ho fatto una prova, non lo installo sul computer appunto vero e andiamo a fare appunto la macchina virtuale. Diamogli 4 giga di RAM, diamogli 50 giga di spazio, tanto non servono, non serve tutto questo spazio però. Impostazioni e mettiamo subito sul sistema, abilitiamo il sistema EFI e sul processore diamo i 4 core perché sennò è troppo lento. Avviamo la macchina, selezioniamo il disco, eccolo qui, avvia ed ecco qui, chiaramente Antergos Live USB che poi parte anche in automatico peraltro. Ed eccoci qui che si è aperto appunto, si è avviata la live. Ora io sono in VirtualBox, quindi lui si attacca automaticamente a internet tramite Ethernet, però se voi foste appunto nel computer vero e aveste una connessione a internet wifi, dovreste per collegarvi aprire il terminale emulatore e dare il comando nmtui. Appunto si aprirebbe questo, andate su Activate a Connection. E scegliete la vostra connessione wifi e appunto vi collegate. Una volta che vi siete collegati a internet, non iniziate l'installazione perché dopo un po' in automatico si chiude l'installer e poi si riapre automaticamente dopo un tot di tempo perché si aggiorna appunto perché siete collegati ad internet. Ok, una volta che si è aperto l'installer, siamo effettivamente pronti per andare a settare l'installazione. Intanto in primis scegliamo la lingua, che fino a prova contraria per me è l'italiano. Avanti. Qua come vedete soddisfiamo tutto, dobbiamo avere almeno 16 giga di spazio, dobbiamo essere connessi eccetera eccetera. Andiamo avanti. Qui mettiamo layout della tastiera, no scherzavo, continente, territorio, area, italiano, non abito in Svizzera, avanti. Qui fuso orario Roma-Italia, va bene, avanti. Layout della tastiera italiano, avanti. Ed eccoci qui con tutti i desktop environment. Abbiamo Base, che praticamente è appunto come vedete la CLI, si chiama in gergo, Budgie, Cinnamon, Dpin, che è bellissimo, solo che comunque pesa tanto, GNOME, i3, KDE, Mate, OpenBox, XFCE. Ora, OpenBox e i3 non sono dei desktop environment, ma sono dei window manager. Io installo XFCE per fare qualcosa di leggero, visto che sono in macchina virtuale. Andiamo avanti. Ora, abilitiamo qui le Advanced Features e io direi di installare. Qui potete scegliere cosa installare. Io direi di installare pacchetti di accessibilità no, Advanced Power Manager no. Chromium Web Store sì, Flash Plugins direi proprio di sì, i browser web Firefox no, Kernel LTS no, LibreOffice assolutamente sì, SSH no, non mi serve,
Steam Play on Linux no, supporto Bluetooth no perché sono in macchina virtuale, supporto per Arch User Repository no. Io non lo abilito mai perché è vero che Arch Linux senza Aur non dico che sia vuota, però insomma, però io uso Yai, invece lui mi installerebbe Aurman che io non mi trovo bene, quindi me lo installo da solo. Supporto per la stampa no perché tanto la mia stampante non funziona mai perché. Uncomplicated firewall, il firewall assolutamente sì. E basta così. Andiamo avanti. Qua ci dà le regole dell'uncomplicated firewall. Per default nega, permette da 10.0.2, permette transmission e permette SSH, va bene. Qui ci dice che visto che dovrà scaricare tanti pacchetti, ci consiglia di avere un dispositivo come cache, come ad esempio una chiavetta USB o qualcosa in caso qualcosa vada storto e dobbiamo riavviare il computer perché l'installazione non va a buon fine, perlomeno non dobbiamo ricominciare il download da capo, ma possiamo appunto usare i pacchetti che sono in cache. Comunque a me non interessa. Andiamo avanti. Lasciamo che CNCHI scelga il mirror list appunto da solo, è anche raccomandato. Avanti. Cancella il disco e installa Antergos perché sono in macchina virtuale e creare delle partizioni non ha senso, tanto se le crea da solo è buono. Qui è una schermata molto bella a mio parere perché vi lascia scegliere se installare GROUP2 o systemd boot. Ora io installo GROUP2 per comodità perché non ho voglia di stargli a settare systemd boot, a parte che non so neanche come farlo tanto bene, però ok, avanti. Mettiamo il mio nome, non sono una donna. Rick. Ovviamente la password è Rickman, ci mancherebbe altro. Facciamo l'accesso automatico, tanto va bene così, qua si può cambiare. Sì, mettiamo Jonathan che mi sta simpatico, avanti. Qua controlliamo che sia tutto a posto, insomma, macchina virtuale non ha molta importanza, ma se foste su appunto il computer vero, ora secondo me non ha senso fare la partizione di boot divisa, io avrei fatto la partizione home divisa, però va bene. Avanti. E ora inizierà effettivamente l'installazione vera e propria. Che devo essere sincero, si è molto velocizzata, perché una volta io quando installavo Antergos circa sui 6-7 mesi fa, ci metteva tanto, diciamo che ci metteva sui 40 minuti di installarsi. E ora ho visto l'ultimo mese, gli ultimi 2 mesi, ci mette meno, ci mette sui 20 minuti, un quarto d'ora, lì così non ci mette più tanto come una volta. Comunque vorrei parlare un po' di Antergos, adesso che tanto si installa e abbiamo del tempo da perdere, anche se poi comunque velocizzerò perché appena avrò finito di parlare, perché sennò ci mette un po' tanto, perché non è che potete guardarvi un video da un quarto d'ora, no, da mezz'ora, anche se siamo già a 13 minuti di registrazione, 12. Però Antergos è vista da molti come installare Arch in pochi clic. Come avete visto, in pochi clic stiamo installando Arch. In realtà io non la vedo così, non vedo che Antergos è una distribuzione come molte, che è praticamente un Arch puro però con installer. Perché, come vedete, vi lascia, a parte scegliere il desktop environment, che questa è una buona cosa, come dice anche lui. No, qui non lo dice, però è l'unica distribuzione, ecco, only with Antergos, cioè è una cosa che non ho mai visto in altre distribuzioni, che durante l'installazione vi chiede quale desktop environment volete installare. Lo fa OpenSUSE, però non è così completo, qua ce ne sono pochi, mi pare che prima ce ne fossero una decina o giù di lì. Quindi insomma, è una cosa molto comoda perché non dobbiamo scaricare una ISO per ogni appunto desktop environment che vogliamo provare. E poi soprattutto anche le icone, qui Love Numix, che è un set di icone bellissimo a mio parere, che poi chiaramente è sempre possibile modificare, sempre possibile andare a mettere un altro set di icone come quello che ho io qua, che è il Kanta, che è bellissimo, sono su Arch ma comunque questo è. E quindi questo stavo dicendo, io non la vedo come un installatore per Arch. Molte distribuzioni praticamente prendono Arch puro e duro così com'è, ci mettono un installer e bene, tu ti installi Arch tramite l'installer. Qui non dico che sia una distribuzione quasi indipendente, perché è un dato di fatto che sia basata su Arch, è però una distribuzione molto, non è come ad esempio Manjaro che ha i suoi repository, quindi
è un po' distante da quello che è Arch Linux vero, però ha un suo repository personale proprietario che include alcuni pacchetti, tra cui il mio amato YAI e molti altri. Quindi, secondo me, è una distribuzione, è la migliore per chi vuole avvicinarsi ad Arch Linux senza dover installare, senza passare il trauma di installare Arch Linux vero. Perché alla fine installare Arch Linux vero non è molto difficile, però mi rendo conto che per un inesperto non sia chissà che facile. Un altro punto a favore dell'installer è vero che si connette ad internet, quindi se non avete la connessione per qualche motivo siete un po' spacciati. Però è anche vero che una volta installato sapete che avete gli ultimi, tutti i pacchetti e l'ultima versione, non serve che poi stiate lì ad aggiornare, a installare, a scaricare. Insomma, sapete che è già tutto pronto all'uso. Ed eccoci qui, installazione completata. Si vuole riavviare il sistema? Assolutamente sì. Ed eccoci qui, installazione come vedete completata, tutto è andato a buon fine. Perfetto.